eccoci qua, guardate quanti siamo. Luca, vieni anche te, che fa? Va via te. Entra dentro, come disse Cicciolina. Allora, non siamo riusciti, a fare il video previsione. No. Siamo andati a vedere Super Mario al The Space di Rozzano, fai vedere. Però, allora, intanto cosa vi aspettavate da questo film? Perché io... Quello che ho visto io mi aspettavo. È uno, pensa, caro uomo, dei pochi videogiochi che mi hanno un po' accompagnato durante, non tanto l'infanzia, ma quando ero già più adulto, con Mario Kart Wii al Game Boy. Quindi avevo anche quel minimo di curiosità. Tra l'altro vedi la versione napoletana, Mario Kart Wii. Assolutamente sì. Però io lo amo, l'uomo, quando se ne esce così. Però purtroppo stasera siamo un po' divisi, perché speravo di divertirmi, ma a mio parere questo film utilizza la trama, che quasi non esiste, come pretesto per presentare gli scenari del gioco uno dietro l'altro, come se fosse un gameplay. E tutto sommato, io che non ho niente contro la trama semplice, ho detto: ma non poteva essere almeno efficace? Va bene mostrare le missioni, andare a strizzare l'occhio a tutti i videogiochi esistenti di Super Mario, ma solo questo? Cioè, a parte è identica alla trama di Missione 3D Game Over, ci pensavo prima, lì era tutto svolto in un videogioco, qua in un altro mondo magico, però mi attendevo qualcosa di più, non riesco a salvarlo io, però sentiamo i positivi. Quindi un'insufficienza. È un'insufficienza. Sì, è un'insufficienza. Allora, io ho visto quello che volevo vedere, cioè che immaginavo questo film fosse. C'è una sorta di enorme spottone, diciamo, al mondo di Mario, con tutti i cliché che però Mario stesso ha, tra virgolette, inventato nei videogiochi. Quindi, Principessa in pericolo un po' meno, senza spoiler, però... Però possiamo dire già che dai trailer si vede che... Uomo, possiamo dire che parlare di Super Mario sul tubo... Una bella cosa, a parte questa cazzata. Quindi insomma mi sono divertito, un film divertentissimo, un film che non si ferma mai. A un certo punto c'è un pochino troppo di fatigue, diciamo. Però io non l'ho preso, perché io sono giovane, baldo ovviamente. Già Mattia, che ovviamente ha un po' in là negli anni. Te sei giovane e boldi, no, baldo. Ecco, boldi. E quindi mi sono divertito tantissimo. non finisce veramente mai, non si ferma mai. Ci sono due post-credit, Due post-credit, intanto la più importante, volendo, è la seconda, sì, diciamo. Sì, la prima è una gag. Non si ferma mai, perché il target sono palesemente i bambini. Sì, ecco, io pensavo di trovare un film in stile Disney o Pixar, è decisamente un film per bambini. Non ha mai neanche una gag un po' più adulta, che un bambino potrebbe non capirla. No, però questo è vero, c'è la mongolfiera che è a forma di pene, quello sì. Che già in Mario Kart Wii, nella pista sulla spiaggia, c'era quel favone messo così. Quindi, assolutamente. Insomma, si continua con il trend dei... Sì, però... In Francia lo chiamano il trend dei cazzi. Che bello, in Francia, però, è il guanto dei Parigi. Travatar, tu che invece lo hai amato alla follia, lo hai definito addirittura un capolavoro oggi. Un kaiju movie quasi. Comunque aspetta, allora, insufficienza, sì. promozione. Non grave, promozione. Comunque è meglio di Dungeons and Dragons per me. Allora, ha chiaramente una trama veramente flebile, molto stereotipata e anche un po' una scusante per far tutto. Però ti è piaciuto, ti sei divertito. Il grande pregio, sapete qual è? Claudio Santamaria è stato bravissimo a doppiare Mario. Vero. Allora, il grande pregio è quello che doppia il padre di Mario. Che è il doppiatore originale. Esatto, ascoltatelo bene, perché è il doppiatore originale. Infatti parla così, è uno spin-off non ufficiale di Autopucci. Riferimenti a Mario come se piove, una roba vergognosa. Troppo, cioè il fanservice a un certo punto è ridondante. Musica, però, assecchiate. Poi posso dire una cosa, non è spoiler, basta usare I Need a Hero, lo state usando in qualsiasi film, non ne posso più, basta, uomo, che bello che è lei. Travatar, tu invece hai detto che è un capolavoro, spiegaci perché. Ah, tu hai detto cosa mi aspettavo, giusto? Sì. Io mi aspettavo un film. Caspita, come parte cattivo. No, allora, nasceva come marchettata ai videogiochi e ci sta. Anche Sonic era una marchettata e ci è piaciuto. Vorrei dire, il film che attendo di più quest'anno è una marchettata verso una linea di giocattoli Hasbro, quindi però un conto è quello, un conto è cutscene dal videogioco alternata alla playlist di Spotify, sembra uscita appunto da Gano, Shrek, e siamo lì. Io poi non si ferma mai, è uno di quei film che a furia di andare avanti dopo pensavo sì, che palle. La trama è semplice, va benissimo, ma lo sviluppo dei personaggi è qualcosa. Quello, perché sarai d'accordo con me nel sostenere che far vedere le missioni è anche interessante,
ma con un qualcosa che anche... poi, allora, è un film d'animazione, c'è una sospensione dell'incredulità che sì, ovviamente è molto maggiore di un live action, però comunque questi qui, la premessa è, questi vengono dal mondo normale e finiscono in sto mondo che è, funziona come un videogioco. Perché funziona come un videogioco? Nessuno se ne accorge che quello è un videogioco. Cioè, manca anche la contestualizzazione. Trasmesso in mondo visione, possiamo dire. Luca, tu invece sei... Diciamo che io non avevo aspettative. Quindi zero, proprio sei partito... Né positive né negative, quindi... Neutro. Neutro. Però anche io non sono rimasto particolarmente soddisfatto, per un altro, se non altro perché lo trovo un film senza personalità. È quello, senza identità, vero? Sì, forse necessitava un lavoro di caratterizzazione in più, partendo ovviamente dal materiale di partenza. E poi c'è un'altra questione, il fatto che è un film sostanzialmente figlio di due madri, ovvero la Nintendo e la Illumination, dove l'una non prevale sull'altra e quindi alla fine finiscono per annullarsi a vicenda. E questo attira tutti quelli, ma c'è dietro l'autore originale, ma c'è dietro lo studio originale, quindi sarà bello. Siccome no, c'è dietro il rompicoglione che dice di fare però così, Travatar fare dietro, di sé secondo me c'è una roba, non hanno potuto inventare nulla, tanto cambio braccio perché mi viene banca crea, non andare a toccare la... Io no, voglio sentire il signor Matioski, perché adesso lui ci farà godere. Io devo un attimo elaborare. In okay, linea di massima mi è piaciuto più di Dungeons and Dragons, e lì come siamo ha detto d'accordo. Paolo, e io sarei anche dalle parti di un 7 perché la mia anima da videogiocatore nintendaro ha goduto, però effettivamente è uno spottone, è veramente una raccolta, come avete già detto voi, di tutto l'immaginario di Mario. Mamma mia, Mario. Ma qui immagi Mario. Quindi, e ce lo vuoi mettere un bel Luigi's Mansion? Ficcalo. E poi il livello subacqueo, dai, c'è tutto. Sì, sì, sì. La trama è un pretesto. C'è da dire che per me il carisma dell'ambientazione dei personaggi vince. E mi sono sentito divertito, però è estenuante. Effettivamente, io avrei voluto un po' di momenti, non dico di chissà quale introspezione, ma un po' più di dialogo e di ironia, però basata sulle interazioni tra i personaggi in situazioni tranquille. Anche perché che nel primo tempo qualcosa c'è, esatto, nel esatto, secondo è veramente tutta una montagna russa e sono arrivato alla fine un po' è dicendo quello. Ok, è un film di persone bene, normali in un contesto fantastico, la lavorazione. Sì, ma sì, se vabbè, tu avessi ti fossi preso anche dei tempi più muovere, tranquilli, come ha detto Matioski, per poi regalarci un po' più di adrenalina sul finale, te lo saresti goduto maggiormente. Qua ormai dall'inizio vedo la stessa cosa, si passa dall'omaggio al Game Boy, si passa dall'omaggio... Diciamo che per una volta tanto sono nella via di mezzo, nel senso che ho visto gente uscita estasiata, sì, wow, sì, sì. C'è, ma li state vedendo anche qua, dei detrattori cattivi e crudeli, a cui non piace mai niente, ecco, e io invece sono lì, mai sono lì nel mezzo. Ma secondo me questo che dici te è proprio derivativo del fatto che ha due anime, cioè la necessità di rispondere a delle esigenze sia della Nintendo, quindi con un citazionismo continuo, estremo, sì, sì, quasi sì, esperato, e dall'altra quel ritmo forse nato che cioè, però hanno pensato solamente a chi conosce il mondo videoludico. Sì, sì, a chi conosce quello i bambini. Sì, esatto. Il resto è tagliato esatto, fuori. Esatto, invece infatti sarebbe stato carino. Io non giocavo a Sonic, quindi potrei dire una stupidaggine, però con Sonic, anche da ignorante, io con entrambi i film, col primo di più, mi ci sono divertito e ma mi è sembrato tutto Sonic più omogeneo. Ha una cosa, Sonic è graduale, nel primo film c'è solo lui, poi ne aggiungono altri due in quello dopo, sì, sì, e ce ne saranno altri. Sì, lì, però terzo, c'è anche che fare con live action, quindi lì la sospensione sì, la devi costruire, cioè, un per po' assurdo di vi posso dire, però, questa è una piccola un rivelazione. Sonic 2 c'è la scena del matrimonio, c'è un sacco sì, di stronzate, sì, ma quello non è piaciuto. Però vi dico, l'inizio a Brooklyn... L'inizio a Brooklyn, una determinata scena nel bagno con i tubi da sistemare, a me ha colpito più che tutto ciò che accade nel mondo magico, quell'aspetto un po' più realistico. Perché tu sei un uomo di sani principi, sì, un padre di sanitari famiglia, principi. Però io voglio sentire la recensione più attesa di colei che stasera si è nascosta, che saprete ormai è di tante parole. Eccola qua. Allora, non abbiamo quei 10 minuti che di solito ti servono per recensire i film, però Sorelloschi, Super Mario Bros. È carino, basta. Perfetto, ok. Ma
vedi Matioschi, anche tu facce di nerd, il Matioschi Show. Io già faccio le recensioni in un minuto, esatto, lei le fa in tre secondi. Comunque, andatela a vedere, al box office sta andando bene, dal The Space è tutto e ci vediamo ad una prossima visione. Mamma mia! Mamma mia! Ma secondo voi Mario, la schiaccia Peach oppure no? Anche secondo me. Io tipo Bowser. Sì, sì, anche Luigi però dietro. Secondo me come al solito, oltre al bacio non va. Eh sì, oltre al bacio non va. Ciao ragazzi! Tarararara, 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 tarararara. Insomma, ci ho dormito sopra per vedere se durante la notte avessi anche cambiato idea. Mamma mia, it's me! No, non ho cambiato idea, purtroppo per me Super Mario Bros. Il film rimane una pellicola mediocre. Ma prima di fucilarmi, puntarmi contro i forconi, andiamo con ordine. Nonostante io non sia un estimatore dei film d'animazione e che quindi non sempre senta la voglia di andarli a vedere, quando per la prima volta ho visto il trailer di Super Mario ho detto: ma sapete che potrebbe essere carino? È uno dei pochi videogame a cui ho giocato nel corso degli anni, perché da bambino avevo il Game Boy con il classico gioco di Super Mario. E poi, crescendo, a casa della mia ragazza, più volte ho giocato alla Wii a Mario Kart, ma tuttora lo facciamo. La pista arcobaleno, odiata da tutti, è una delle mie preferite, vinco sempre. Quindi anche rivedere quei personaggi, vedere nel trailer che proprio avevano ricostruito la pista arcobaleno, mi ha fatto pensare, chissà quanta azione, quanto divertimento questa pellicola potrebbe regalarmi. Siamo andati al The Space di Rozzano, io ringrazio tutta l'allegra compagnia che ha visto il film assieme a me. C'erano, ripeto, tantissimi bambini e questa cosa, nonostante fossero le 9 la sera, mi ha colpito. Il film sta andando benissimo al box office, ma purtroppo mi è sembrato un film destinato esclusivamente a chi conosce a menadito il videogioco, senza pensare a chi, magari in modo totalmente acerbo, avrebbe potuto recarsi in sala per vedere una pellicola di intrattenimento, per vedere un film che non basasse esclusivamente tutto sul fanservice, ma anche su qualcosina in più. Che posso dire? La trama è un pretesto buttato lì per poter rappresentare degli scenari da videogioco in modo continuo. A forza di mostrarmi le classiche dinamiche dei diversi, dei tantissimi videogiochi usciti nel corso degli anni, rifatti a modi gameplay nel film, io mi sentivo un pochino appesantito dalla visione, che non mi ha annoiato, ma al contempo sostenevo dentro di me: ma non potevano fare le cose in maniera un po' più omogenea? Va benissimo mostrare il dover superare delle missioni, degli ostacoli, degli impedimenti per poter poi arrivare alla salvezza, per poter poi arrivare da un punto A ad un punto B. Ma quando dall'inizio, specialmente nel secondo tempo, tu ogni scena me la gestisci così, allora il troppo stroppia. Devo dire che poi la sceneggiatura, ma anche il soggetto di base, mi abbia ricordato tantissimo il terzo capitolo di Spy Kids, cioè Missione 3D Game Over, dove Juni perdeva sua sorella nel mondo dei videogames e quindi doveva andare all'interno del videogioco a cercarla superando varie sfide. Non era un granché quel film, ma sicuramente era molto, secondo me, più sensato di questo Super Mario Bros., il film che pecca nell'essere ripetitivo, nell'essere ridondante. All'inizio facciamo la conoscenza di Mario e Luigi, questi due idraulici che purtroppo non sono così ferrati nel loro campo, anzi vengono un po' derisi e presi in giro, fino a che, tentando di riparare ad un guasto nelle fogne di Brooklyn, dove i due abitano, si ritroveranno in questo mondo magico entrando in una tubatura. Luigi finisce nei regni oscuri, dove c'è un Bowser
cattivissimo, innamorato di Peach, che giustamente se la rifarà con i nostri protagonisti perché è cattivo, non c'è una motivazione, perché sì, sono cattivo e quindi devo dimostrarlo con frasi da cattivo. Dall'altro lato invece Mario si ritroverà nel magico mondo incantato fra le nuvole, fra i funghi, fra le bellezze della droga, insomma sembra quasi, perché potrebbe essere questo film una grande metafora sull'uso della droga e dei funghetti allucinogeni, ma a parte le battute incontrerà la principessa Peach insieme anche con Todd, Donkey Kong, chi più ne ha più ne metta, tutti i classici personaggi. Bisogna trovare Luigi, che è stato rapito, anzi Bowser in certi momenti lo tortura anche, quindi si cambiano determinate dinamiche, non è Peach la principessa in pericolo e questo mi sta anche bene in un'epoca così, anche figlia del Me Too, va benissimo non mostrare esclusivamente la principessa in pericolo, per quanto non ci sarebbe niente di male, massimo rispetto per tutti quei film d'animazione che ha mostrato questa cosa negli anni, anzi. Però qui si sceglie di dover salvare Luigi e innanzitutto fatemi dire quanto non ci sia caratterizzazione del personaggio, perché Luigi è poco più che una comparsa ed effettivamente lo potevano gestire meglio. Per di più, per arrivare a salvarlo bisogna, insomma, ci si ritrova, bisogna superare degli ostacoli e la cosa poteva essere anche interessante se non fosse stata portata avanti fino all'esaurimento del pubblico, perché i bambini ci si potrebbero divertire, ma quelli un po' più grandi che magari non hanno giocato al videogioco, a forza di rivedere la medesima dinamica ripetuta, potrebbero anche dire basta, inventate qualcosa, non dico di complicato, ma almeno di coinvolgente. Invece no, con la classica canzone di sottofondo I Need a Hero e basta, l'abbiamo vista in mille film, in mille film d'animazione, basta utilizzare quella splendida canzone, ormai l'abbiamo capito, è Mario che si allena, è Mario che tenta di superare questi ostacoli per poi con tutto il suo gruppo arrivare a salvare Luigi e tutto è bene quel che finisce bene. Non è che da questo film mi attendessi chissà quale trama, ma nemmeno far sì che il soggetto di base fosse un pretesto stupido per mostrare esclusivamente gameplay tratti dal gioco. Sinceramente no, e lo dico io che ci ho giocato e nonostante tutto dopo un po' ne avevo le scatole piene. Seppur non mi abbia annoiato, alla fine 90 minuti sono passati anche velocemente, il primo tempo mi ha convinto di più, il secondo è proprio una montagna russa continua e non dico che con film di questo tipo io non mi sia divertito nel corso degli anni, però se avessero minimamente riservato alla parte finale l'aspetto più adrenalinico, citazionistico, l'aspetto più action anche del mondo videoludico di Super Mario, avrei detto caspita, l'attesa è stata ricompensata. Quando invece dall'inizio del film tu ogni scena la consideri buona per palesare in maniera didascalica ed esplicita una stessa scena ripresa dal videogioco, allora dico va bene, e dall'inizio lo fai questo giochino, e Mario e Luigi devono andare al lavoro, e quindi per farli andare al lavoro, recarsi sul posto di lavoro, fai sì che si comportino in un determinato modo, saltando quello, saltando quell'altro, salendo su... Cioè, dopo un po' basta, dopo un po' veramente basta, è un troppo che stroppia Super Mario Bros. Il film. Poi l'animazione non è realizzata male, ma non mi basta quando realmente la trama non esiste, quando realmente si vuol far felici e compiacere solamente i fan, senza pensare, come è stato fatto con Sonic, invece alle persone che magari non han mai tenuto in mano un Game Boy, non han mai tenuto in mano una tastiera di PC per giocare a Super Mario, o insomma, non so dove nella vostra vita potreste aver giocato al celebre giochino. Però no, io ammetto di non essere mai riuscito a divertirmi, sentivo la sala ridere, io se c'è una cosa che detesto sono quei momenti in cui le persone ridono a sproposito, ma ripeto sono io il caso particolare perché ogni volta che mi ritrovo a vedere un film d'animazione sento sempre cioè ridono per cosa? Per cosa ridete? Per cosa state ridendo?
Vabbè, poi c'erano i bambini che ripetevano le battute a memoria, che captavano le citazioni, e quindi io ero totalmente fuori target, mi sentivo come Silvio Berlusconi ad un raduno di comunisti, insomma ad un congresso di comunisti, quindi è stato difficile per me ambientarmi in quella situazione. Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, due registi che, lavorando a quattro mani, comunque sfornano un film che sta avendo parecchio successo. Vedremo dei seguiti, spin-off assolutamente sì, anzi mi auguro che mi colpiscano di più, perché effettivamente questo film mica lo boccio malamente. Tutto sommato è un'insufficienza lieve, è comunque un film che si dimentica di accontentare anche le persone che magari volevano esclusivamente divertirsi senza il bisogno di dover citare ogni attimo il videogioco per questi sconosciuto. Quindi cerca di invece far felice solamente gli estimatori più accaniti, e a me è dispiaciuto perché è proprio ridondante, è proprio ripetitivo. Poi so che invece in tanti lo hanno amato, Il mondo è bello perché è vario, oppure Il mondo è bello perché è Wario. Guardatevi le scene post credit, e che dire ragazzi, noi ci vediamo ad una prossima recensione. Non sto a fare una parte spoiler, perché cosa dovrei dire? Cioè, secondo voi questo film riserva dei colpi di scena? Secondo voi alla fine Mario non risolve la situazione? Secondo voi alla fine Bowser non viene sconfitto? Dai, su, ragazzi. Grande lavoro di Claudio Santamaria, che come al solito è bravissimo, ma tutti i doppiatori italiani sono stati in parte, nella versione originale invece Mario era doppiato da Chris Pratt, Anya Taylor-Joy doppiava la principessa Peach, Jack Black Bowser e Seth Rogen Donkey Kong. Mi sono piaciuti i momenti sulla pista arcobaleno, ma anche lì, siccome sono tutte dinamiche riproposte fino all'inverosimile, ormai non percepivo più nemmeno fomento, perché sapevo che finiva una scena d'azione e ne iniziava un'altra a sproposito, senza il far sì che ci fossero dei momenti più introspettivi, anche più di quiete, prima di arrivare nuovamente alla montagna russa, che mi avrebbe fatto dire «Dai, adesso invece mi godo il divertimento e l'azione». No, dall'inizio alla fine così. Poi a tanti è piaciuto, magari per tanti questa è... per tanti questo è il punto di forza, per me no. Ci vediamo ad una prossima recensione, fate i bravi e continuate a sostenere questo film, perché comunque sta andando bene in sala, quindi io penso agli esercenti e la cosa non può far altro che farmi piacere. Le musiche sono di Brian Taylor e sì, ci sono ovviamente tutti i temi classici, risentirete tutti i motivi musicali del celebre videogioco, e questa cosa insomma non potrà che farvi, se foste fan, battere forte il cuoricino. Ta 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 tan, 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 ta 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 ta